Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video. Dopo il video di Inio Asano, ti consiglio Inio Asano, mi avete chiesto di portare altri video riguardanti i vari autori e come approcciarsi a questi autori. Vi ricordo comunque che il mio approccio è sempre totalmente, puramente personale, come l'ho fatto io, come sono andata avanti io, quindi ognuno ha un proprio approccio verso un autore e questo ci tengo a dirlo. Io vi dirò solo come mi sono approcciata e come secondo me bisognerebbe approcciarsi a certi autori, ma per come sono fatta io, ovviamente. In questo episodio, come avrete già letto qui sotto, parliamo di Minetaro Mochizuki. Minetaro Mochizuki non è nuovissimo, anche se molte delle sue opere sono state pubblicate recentemente. Ma ai lettori di vecchia data suonerà molto familiare perché ci sono state almeno due opere non recentissime che riguardano appunto l'autore. Una è Dragonhead, che non vi faccio vedere qui perché non mi sembra il caso, dato che è edito da Planet Manga e probabilmente non è nemmeno facilmente reperibile. E il secondo, cioè il secondo e il primo con cui ho approcciato all'autore è stato Phantom Stalker Woman, perché appunto è stata annunciata da Star Comics l'uscita di una riedizione di questo bellissimo one shot. È un volume unico che è passato molto in sordina tantissimo tempo fa, precisamente nel 2002. Questo costava 3,10 euro, ma si trova tantissimo a 1 euro, 2 euro, adesso non mi ricordo precisamente a quanto si possa trovare, ma si trova veramente a pochissimo. Io mi sono approcciata appunto all'autore grazie a questo volume ed è stato un volume veramente angosciante, come piace a me. A me piacciono tantissimo gli horror psicologici e in questo caso ho trovato tutto quello che cercavo in questo piccolissimo volume, perché non è che ha tantissime pagine. Appunto di una ragazza, che è la ragazza in copertina che vedete qua con i capelli lunghi neri, che bussa alla porta in una specie di palazzo, come quei palazzi giapponesi, no? Che ognuno ha un mini appartamento uno accanto all'altro. Comincia a bussare a questa porta chiamando Yamamoto, il suo vicino, che è il ragazzo qua che dorme. Sente questi rumori, il suono del campanello, il continuo chiamarlo, eccetera, e si affaccia per vedere chi sta facendo tutto quel rumore e trova appunto questa ragazza. Pian piano questa ragazza sposterà il suo focus da Yamamoto a il nostro protagonista e si creerà un gioco di horror psicologico dove questa ragazza continuerà ad assillarlo, continuerà a cercare di stargli accanto, quindi se la ritroverà spesso all'interno della propria casa. È una cosa che viene gradualmente e il nostro protagonista si troverà completamente spiazzato. Ci saranno dei momenti in cui si crederà di conoscerla questa ragazza. Oppure momenti in cui dirà: ma chi è? È un gioco appunto di psicologico dove questa ragazza apparirà spessissimo nella mente più che altro del nostro protagonista e arriveremo appunto al culmine alla fine del volume, dove succederà una cosa veramente scioccante che secondo me vi creerà molta ansia. Vi consiglio di iniziare o comunque di valutare l'acquisto della riedizione perché questo piccolo volume unico dà il là a quello che è Minetaro Mochizuki, che è molto particolare. Tratto che poi troverete anche in Dragonhead se lo possedete, il suo tratto un po' agli inizi, quindi un tratto molto abbozzato, ma già si intravede il suo talento perché le linee sono molto nette, non ci sono sfumature, è veramente un tratto unico e particolare che a me ha colpito subito appena l'ho visto, soprattutto la storia. Devo dirvi la verità, da amante di questo genere, la storia mi ha stregata totalmente. Consiglio comunque l'approccio a questo volume perché vi farà capire un po' come sviluppa e come imposta la storia Minetaro Mochizuki. Soprattutto in questo tipo di storie, quindi questa è Dragonhead, imposta in modo che tutta la storia si svilupperà gradualmente, ma tutto graduale e ben sviluppato, a due giri a certi film horror che sono pessimi. Phantom Stalker Woman lo abbiamo conosciuto recentemente grazie a due titoli. Il primo, vi parlo di Chisakobe,
che è stato edito da J-Pop al prezzo di 9,50 euro. È una miniserie in 4 volumi. Cesa Kobe è molto famoso perché è stato premiato ad Angoulême nel 2017 come miglior serie straniera. Qua vedremo il cambio di rotta di Minetaro Mochizuki, che diventerà epocale perché il suo stile cambierà di netto rispetto a prima e si intravede subito. Le linee sono completamente nette, è completamente sterile, come essenziale. Precisissimo, e mi dà quella sensazione di pulito che solo Minetaro Mochizuki mi dà. È una sensazione di pulito perfetto, insomma, è uno stile completamente diverso da quello che vi ho fatto vedere in precedenza, perché si è migliorato tantissimo. Kobe parla di Shigechi, un ragazzo, il ragazzo in copertina, che ha perso tutto in un incendio. Ha perso l'impresa dei propri genitori, ha perso i genitori stessi e si ritrova completamente a ricominciare tutto da capo. Lui era scappato da quel mondo del lavoro, del non aver mai tempo per se stessi, per dedicarsi a sé. Solo che questo incendio ha interrotto il suo percorso, lo ha privato di tutto e ha ricominciato da capo. Per onorare i genitori, porta avanti, ha ricostruito la ditta edile di famiglia. È una serie che parla di rinascita, di crescita e responsabilità, perché Shigeji è stato sempre abituato a fare quello che voleva. Invece, in questo caso, si è dovuto soffermare e sobbarcare di tutte le responsabilità che riguardano comunque una ditta. Insieme a lui c'è la ragazza qua in copertina, che è stata accolta in casa di Shigeji insieme a dei bambini che sono orfani e che appartenevano all'orfanotrofio, anche quello distrutto dall'incendio. È una storia veramente delicata, che posso capire che può non piacere, perché, come vi dicevo, Mochizuki ha quei momenti appunto di lentezza, che possono essere capiti o non capiti, o comunque può non piacere. È un autore che è veramente, no, non è che vi piace in alcuni punti e in altri no. Vi piace o non vi piace, bianco e nero, non c'è il grigio. Cesa Kobe appunto racconta questa esperienza e lo fa in modo particolare. Quello che mi colpisce di Minetaro Mochizuki è che all'interno delle sue opere mette sempre il cibo, e il cibo è un qualcosa visivamente bellissimo da vedere, è stupendo, ma la storia va molto lentamente per poi concludersi di botto nel quarto volume, e si conclude in modo molto bizzarro, devo dire, soprattutto la storia tra i due protagonisti. È molto particolare. Non è una storia che si può capire all'istante, è una storia che va vissuta pian piano, e soprattutto io ho molta affinità con il protagonista, per questo mi è piaciuto tantissimo. Mi piace lo stile, mi piace come viene narrato una storia appunto di crescita, di perdita, quindi dal nulla il protagonista si è dovuto ricostruire, e si è dovuto ricostruire anche grazie a le persone che gli stanno accanto, che per fortuna non lo hanno abbandonato. Una storia davvero particolare. Se volete approcciarvi anche al moderno Mochizuki, è sicuramente un ottimo inizio. La mia storia preferita in assoluto è Tokyo Kaido, assolutamente senza ombra di dubbio. Questo è edito dalla collana Showcase in 3 volumi. So che è la storia che è più dispendiosa in termini di soldi, perché ogni volume costa 16,90 euro e mi sembra il terzo 19,90 euro. È una miniserie, quindi in 3 volumi, ma parla di problemi che non vengono mai affrontati in nessun manga, sono problemi mentali. Partiamo dal nostro protagonista, che ha un problema al cervello dovuto da un incidente, oppure una bambina che non vede nessuno, quindi è sempre completamente sola. Lei non riesce a vedere le altre persone per un problema mentale, non le vede proprio fisicamente, quindi lei si sente sempre sola. Oppure di una ragazza che ha degli orgasmi che avvengono così all'improvviso, sempre per una malattia comunque mentale, o comunque dei problemi a qualcosa al cervello, e tutti insieme stanno in una clinica che li sta curando e che sta supportando le famiglie che cercano di sbarazzarsi di
di figli così problematici e non riescono a stargli accanto. È una storia che da una parte ci insegna che comunque chi ha problematiche di questo tipo viene sempre emarginato e non viene aiutato, ma anche il ruolo della famiglia in questo caso è importantissimo perché ci fa capire come i genitori certe volte non vogliono sobbarcarsi delle responsabilità così pesanti e quindi cercano di sbarazzarsene il prima possibile. Vedere alcune tavole, di quello che mi è piaciuto è appunto il fatto, aspettate, non so se si vede, eccolo qua, è il fatto che si parli di malattie mentali. Sapete che è un argomento che mi tocca da vicino e comunque che non viene affrontato, soprattutto questa tipologia di malattie. Oppure questa edizione è anche una pagina a colori, almeno il primo volume, non mi ricordo gli altri, questi sono i nostri protagonisti, mentre questo bambino si sente tipo un supereroe e sarà fondamentale per la bambina che non vede nessuno. È un percorso di vita di questi 3-4 giovani, ce ne sono anche altri. È un percorso della clinica, è un percorso psicologico molto importante e sviluppato secondo me bene, e soprattutto finisce veramente che ti lascia un magone addosso allucinante, ve lo dico proprio terra terra, e ti lascia tanto. E rimarrai stupefatto da come viene sviluppata una storia del genere all'interno di questa clinica. Ci sposteremo poco da lì, poco più distante, non ci saranno mai scenari diversi. Saremo sempre all'interno o nei dintorni di questa clinica, tra cui ha un direttore particolare che poi si scoprirà pian piano. La serie che amo di più di Mochizuki, appunto perché tratta argomenti particolari e lo fa in modo delicato, ma anche nel modo migliore possibile. E trovo che Mochizuki sia bravissimo a trattare le tematiche psicologiche di crescita dei protagonisti, dei suoi protagonisti. Riesce a creare anche storie psicologiche, horror o comunque angoscianti, dalle atmosfere cupe in modo perfetto, ti entra dentro, proprio lo percepisci. Non mi capita spesso in questa tipologia di manga. Ce ne sono abbastanza di manga di questo tipo, ma lui con Phantom Stalker Woman ci è riuscito. E secondo me, se io posso consigliarvi due volumi o comunque una serie e un volume unico, appunto, per iniziare con Mochizuki, questo è perfetto, assolutamente, se vi piace il genere. E questo è perfetto, Tokyo Kaido, se vi piacciono le storie di persone che hanno dei problemi e che vengono emarginati da tutti. Chisa Kobe invece è molto più particolare secondo me e tratta di temi in modo molto, in certi punti molto, molto sbrigativo, troppo sbrigativo secondo il mio punto di vista. Mi è piaciuto tantissimo, ma avrei approfondito di più il ruolo di tutti i personaggi. Rispetto a Tokyo Kaido, che è anche una miniserie, è sviluppato in modo totalmente diverso. Ecco, io questi volumi ve li consiglio tantissimo. Magari iniziate con Phantom Stalker Woman e vedete se vi può piacere il genere, però sappiate che comunque Chisa Kobe e Tokyo Kaido sono quelli più recenti e che hanno lo stile dell'autore più moderno, ovviamente, quindi valutate voi l'acquisto. Io ho iniziato con questi, con Mochizuki e con Dragon Age ovviamente, ma non ve lo posso consigliare perché sarà difficile da reperire. Quindi fateci un pensiero perché secondo me è un autore molto valido e che viene molto sottovalutato. Soprattutto è bravissimo a disegnare il cibo e veramente ti invoglia a mangiare. Io sono difficile di gusto, di gusti. Però lui ti invoglia veramente a mangiare, soprattutto a me non piace il pesce, ma vederlo lì, vedere il sushi, eccetera, ti invoglia proprio a mangiare, bravissimo in questo. Tra parentesi, questa è una parentesi che apro io. I titoli di cui vi ho parlato li trovate nell'info box se ci sono, con i loro rispettivi link ad Amazon, e trovate nell'info box tutti i miei social. Fatemi sapere se avete letto alcuni di questi volumi o se li avete letti tutti e tre.
se vi incuriosite, se approfondirete la figura di Mochizuki, ditemelo nei commenti, che a me piace comunque scambiare dei commenti con voi. E spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!